Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato al Concordia di Charlie Paris. Non è la prima volta che porto un Charlie Paris sul canale e l'occasione questa volta è stata data dal fatto che è uscito il nuovo Concordia GMT, un nuovo modello di orologio della casa francese. L'orologio mi è stato messo a disposizione dell'azienda e dovrebbe essere addirittura un, 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 un esemplare da stampa perché è marchiato 0000 sul fondello, come vedrete poi. Durante la video recensione e alla fine tornerà in quel di Parigi via posta, tornerà da loro. Io avevo fatto la richiesta per il quadrante blu e in seconda battuta per il quadrante nero. Il blu non era disponibile, quindi mi hanno mandato il nero e mi devo accontentare. Tra virgolette, io scelgo sempre i quadranti neri, quindi... però stavolta volevo andare un pochino fuori dalle righe col blu. Tra l'altro ci sono altri due modelli, uno marrone e uno verde, che lì per lì non mi sembravano da portare sul canale, poi dopo guardar bene, hanno due quadranti spettacolari, ho messo anche un paio di foto nella recensione se si riesce a vedere il dettaglio. Detto questo, perché ho scelto di portare questo modello qua sul canale? Perché può rappresentare quel GMT che poi non serve a nessuno il GMT, ma ne nemmeno a me, però può rappresentare quel GMT un pochino fuori dai soliti nomi noti a un prezzo decente, insomma, un prezzo medio. Perché? Perché ultimamente con il fatto che Seiko ha lanciato l'NH34, cioè il calibro GMT, poi Miota 7039, se non mi sbaglio, 7059, anche quello GMT, il Sopro 2C 125 GMT, si sono aperte le porte per le case che utilizzano calibri di fornitura a realizzare i GMT. Infatti stanno nascendo un sacco di, di orologi GMT, sia tra i microbrand che tra i brand. Ora, considerare... Charlie Parry un micro brand non mi sembra il caso infatti se voi andate sul sito web vedete che catalogano una serie di famiglie di orologi sempre a disposizione mi sembra più un brand abbastanza affermato diciamo eh? comunque ho scelto questo quadrante nero è qua sul canale perché perché rientra anche nei miei gusti lo, lo vedrete poi è un orologio compatto dall'aspetto sobrio è un orologio che rientra completamente nei miei gusti ora prima di entrare nel vivo della recensione vi mostro il mio orologio del giorno che è questo bellissimo Longin Legend Diver da 39 mm, l'ultima acquisizione nella mia collezione, che fa anche Rima. Il calibro è l'L888, certificato cronometro. Ma un orologio che veramente ho, ho aspettato per tanto tempo, l'ho proprio voluto e ora ce l'ho. Sono contento. è Un orologio che mi piace. Adesso direi di girare la camera, dare un'occhiata a questo mio Charlie Paris Concordia GMT, e poi ci ritroviamo qui, come al solito, per le considerazioni personali. Osserviamo il risultato delle misurazioni effettuate sul campo al fine di comprendere le proporzioni generali. Diametro cassa 40.2 mm, ingombro trasversale al polso 47.6, spessore 12.5 e passo ansa da 20 mm. Misure che io considero ideali per un diver. I 40 mm sono per me la misura perfetta per un orologio con ghiera esterna. Il lag-to-lag lag è piuttosto contenuto e lo spessore è consono ad un calibro GMT e soprattutto ad una cassa che resiste a 30 atmosfere. Chiariamo infatti subito che si tratta di un orologio subacqueo declinato nella versione GMT e non il contrario. Infatti la ghiera girevole è unidirezionale e riporta i minuti utili a monitorare i tempi di immersione. Diversamente se avesse riportato l'orario su 24 ore sarebbe stata più coerente una ghiera bidirezionale. Stilisticamente parlando ci troviamo di fronte ad un design cassa che rientra nella canonicità dei diver classici e che si distingue per la non accentuata curvatura del profilo laterale. Si può infatti notare che le anse tendono sì verso il basso ma che il corpo centrale non presenta alcun tipo di curvatura. Non ne ha neppure bisogno perché la visuale ci restituisce una carur piuttosto snella che va ad inglobare la maggior parte del profilo del fondello. Il risultato è un orologio che si può tranquillamente definire bene indossabile. E qui teniamo sempre presente che stiamo parlando di un diver 300 metri. Parametro che richiede un necessario rinforzo della struttura, generale, che spesso si fa poi sentire sulle dimensioni esterne. Un lato cassa, la cui finitura lucida va a risaltare per sottrazione rispetto alla parte superiore satinata. Lo si può ben notare sulle anse, laddove è presente anche un sottile bisello di separazione che si allarga man mano che si protrae verso il bracciale. Insomma, abbiamo a che fare con una lavorazione laterale tale da poter essere considerata a rischio graffi. Un minus in comune con molti altri orologi della categoria. Sul lato opposto è però spezzata dal sistema corona spallette, che di per sé è alquanto originale e caratterizzante. Queste ultime, infatti, paiono non essere tutt'uno con il corpo cassa. Si nota chiaramente un dislivello che fa pensare che siano applicate in un secondo momento. Così come originale è l'inserto in acciaio nero che taglia in due la stessa corona, un insieme di elementi che si combinano bene tra loro per creare qualcosa di nuovo, o perlomeno di poco visto, diciamo così. Naturalmente, la corona è a vite e mi piace rimarcare il fatto che vi è una sorta di avvertimento. A corona svitata compare un anello rosso che ci indica il pericolo, una feature che trovo utile per non dimenticarsela estratta, un colpo d'occhio è sufficiente per capire che qualcosa non quadra. A livello di finiture segnalo l'apprezzabile basso rilievo che raffigura un timone, chiaro riferimento all'ambiente acquatico al quale questo orologio si rifà. Mi corre l'obbligo però di segnalare che passando il polpastrello sulla faccia esterna si percepisce una certa rugosità, non proprio piacevole e figlia di uno spigolo un po' troppo accentuato. Mi sarebbe piaciuto vedere quel timone anche sulla parte inferiore dell'orologio, e invece, come sovente accade, ci troviamo di fronte ad un trasparente, che a suo vantaggio ha però almeno il fatto di essere realizzato in vetro zaffiro. Piuttosto poco ingombrante in altezza è avvitato alla cassa in modo e maniera da rendere l'idea di uno blu, e questo grazie ai fori di svitamento che creano quel particolare design circolare. Uno blocco si affaccia sul motore dell'orologio, ossia il calibro Soprod C125, un movimento di terze parti utilizzato da sempre più case. Soprod è un marchio del gruppo Festina e realizza i propri meccanismi in Svizzera. Questo in particolare è basato sul Soprod A10, un calibro che secondo diverse fonti presenta un'architettura simile alla serie 4L25 di Seiko che avrebbe dato licenza per la realizzazione in Svizzera. Non ci sono notizie certe in quanto a volte i segreti economico-industriali sovrastano noi poveri mortali, ma i rumors sono quelli. In ogni caso si tratta di una macchina rodata ed affidabile sulla quale c'è poco da dire, se non che si tratta di un calibro GMT cosiddetto Office ossia è la sfera delle ore GMT ad essere regolabile in maniera indipendente, è quindi possibile lasciare l'orario locale inalterato e muovere la sfera a freccia fino ad indicare il fuso orario desiderato. In questo modo si avrà l'orario italiano sulle 12 ore e quello di un altro paese sulle 24 ore leggibili all'interno. Inclinato a 45 ⁇ vede la scala delle ore suddivisa in due metà, quella serale, barra notturna scura e l'altra metà in bianco. Una soluzione che trovo sempre poco efficace a livello di lettura, un po' come avviene anche sul mio cronomat. Se veramente avessi bisogno di un orologio GMT, preferirei quelli con l'orario riportato sulla ghiera esterna, ma tant'è, non ne ho veramente bisogno. A differenza della scala sopra citata, la leggibilità generale è ottima, in quanto il contrasto che si crea tra fondo ed accenti è più che sufficiente per una corretta valutazione dell'orario. Il fondo nero opaco aiuta, anche se forse è il più sobrio del lotto, visto che nelle altre versioni appare maggiormente elaborato: degradé sul marrone e rugoso sulla versione verde. Una semplicità che potrebbe sembrare anche povertà, questo dipende dai gusti e da cosa si vuole ottenere da un orologio in quel dato momento. Di sicuro c'è che il nero è un classico senza tempo e probabilmente è il colore che meno stancherà a lungo andare. Gli accenti sono sia a contrasto, ma anche debitamente decorati: è possibile notare una lucida cornice metallica corollario, sia sui bastoni che sui bicchierini. Va da sé che la profondità è garantita dal fatto che siano bene in rilievo rispetto al piano quadrante. L'unico punto che mi sento di mettere in dubbio è l'indice ad ore 12. Non si distingue e rimane un bicchierino. Ecco, io avrei evitato il classico triangolo, visto e rivisto, ma un qualcosa di differente a ore 12 lo avrei messo, giusto per dare un senso alla verticale dell'orologio e da prendere come punto di riferimento. Ci sono poi altri dettagli che mi sento di evidenziare, dettagli che da soli rappresentano poco, ma che tutti assieme vanno a definire il pregio del quadrante. Lo stelo della sfera GMT verniciato in nero opaco si mimetizza col quadrante andando a sottrarsi dal fastidio visivo possibile per lasciare al triangolo finale il compito di indicare il fuso la finestra data ad ore 6 ottima soluzione che come sempre rende giustizia all'equilibrio generale e la sfera secondi con quell'olipop rettangolare che la rende distinguibile ma non invadente insomma allargando l'inquadratura ben si capisce che si tratta di un quadrante sobrio equilibrato e ben leggibile non ho ancora menzionato la funzionalità della ghiera che appare solida e ben manovrabile, anche perché sborda leggermente dal profilo cassa ed è quindi facilmente impugnabile, ma al di là di questo è proprio a livello stilistico che riesce ad aggiungere ancora qualcosa al design. L'inserto in alluminio opaco vede riportati minuti dedicati al monitoraggio dei tempi, ma la loro dimensione è alquanto contenuta, perlomeno inferiore agli standard a cui siamo abituati. Questo perché è proprio l'inserto ad essere più stretto del solito e ciò è dovuto all'inserimento di un anello di acciaio tra il vetro zaffiro e l'inserto stesso. La naturale conseguenza è che il tutto risulta un poco differente dal solito e se ne guadagna in personalità. Il minus è invece che forse i numeri appaiono un po' troppo piccoli, non perfettamente leggibili, ma sul sito web viene dichiarato che l'orologio soddisfa i requisiti richiesti dalle normative ISO. Di conseguenza mi adeguo alla dichiarazione e taccio. Tra l'altro, viene segnalato sempre sul sito web come il dot luminescente sulla ghiera sia uno dei requisiti richiesti. E a conferma di ciò, in assenza di luce, reagisce positivamente, così come reagiscono tutti quegli elementi incaricati di mostrarci l'orario: sfera GMT e sfera secondi compresi. Non rimane che parlare del bracciale. Un semplice design a tre segmenti che riporta sul dorso una finitura spazzolata, longitudinale, che farà felici i più. Anche qui, come sulla cassa, la parte laterale è lucidata a specchio. Una scelta che riprende pari pari ciò che abbiamo visto in apertura. Satinatura in alto e lucidatura di lato. Nulla da eccepire sulla clasp, anche se non si distingue né per originalità né per spessori particolarmente importanti. Diciamo la tipica chiusura con doppia sicurezza vista e rivista. Alquanto spessa e solida invece la cerniera interna, che va a ripiegarsi all'interno di una scatoletta nella quale non è prevista la prolunga per indossarlo, esternamente sugli indumenti. Se lo si vuole definire diver, una prolunghina ci sarebbe stata bene. Una menzione particolare per le spring bars a sgancio rapido, una funzione comoda che ci eviterà di graffiare la cassa con gli utensili abituali. Possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali. Orologio promosso al netto di qualche punto debole che poi, come al solito, è come in tutti gli orologi e come nella maggior parte degli orologi, stranamente, non riesco a capire perché la maggior parte dei punti deboli arrivano quando si arriva al bracciale, ma anche quelli blasonati. Arrivi al bracciale c'è sempre qualcosina da ridire: no, questo no, questo no, questo si poteva fare meglio. Sembra quasi che tutte le case, tutte si concentrano sulla testa e poi il bracciale. Salvo uh, rari casi nei quali il bracciale fa paura, eh? va detto. In questo caso, cosa c'è? La clasp, che è una, sembra di fornitura, una delle tante, no? un pochino così, come tante altre, non ha poi la, la prolunga per la, per la muta. Se loro si vantano sul sito web di che è un orologio certificato, non certificato, che rispetta le direttive ISO, ecco magari allora per fare. Hai fatto 30, fai 31 ci metti una bella prolunghina per la muta che non usa nessuno, ma almeno c'è, no, da dire, oh, eh, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare là, sei a posto. Poi anche il disegno del bracciale, il design è un po' anonimo, no? Questo stile Oyster a tre maglie, anche lì si può usare di più come originalità per insomma per a cattivarsi un pochino le simpatie questo bracciale qua tre maglie oyster va bene va benissimo però come vi dicevo la qualità c'è poi i punti forti l'avete visti la compattezza dell'orologio le forme 40 mm è ben proporzionato le finiture la qualità delle finiture a parte la, la parte lucida laterale no, che in tanti orologi c'è anche qua c'è però le finiture si vede che sono fatte benino la qualità dei materiali zaffiro, acciaio 316 insomma l'orologio in sé per sé c'è qualche punto debole qua e là mm. però Secondo me un GMT non fuori dal coro perché è abbastanza canonico come, come aspetto, eh, ma diverso dai soliti nomi. Ecco, questo potrebbe essere la scelta, soprattutto chiama i brand minori, eh, quelli con poco nome da dire. Io ho questo orologio qua eh, e tu ti dico ma cos'è? Ma cos'è? Eh, parapunzi Ponzi, Beh, io vi ho messo tutte le. Ingredienti lì sul piatto, no? Poi voi la, la ricetta ve la fate da soli, eh? Buono, non è buono? Lo scarto, mi compro qualcos'altro. Lo sapete che dovete fare con la vostra chiorbetta. Chiorbetta, io qua direi di aver finito. Come al solito si potrebbe dire, boom, mi sembra di aver detto tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. Spero vi sia piaciuto il video, l'orologio, il presentatore, il contesto ed anche il mio orologio del giorno. E non vi ricordo altro che gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love!